Buonasera a tutti, commento perché abbiamo fatto un'ottima gara, una cosa che non dobbiamo commettere, pensare che dovevamo chiudere con un punteggio un po' più alto perché differentemente diventano fondamentali, però bisogna essere contenti per quello che siamo riusciti a fare, per le prestazioni un po' di tutti, nonostante un po' di difficoltà che abbiamo avuto in questi 2-3 giorni. Abbiamo giocato in maniera molto intensa, in difesa abbiamo permesso a Recanati di affidarsi come ha fatto nelle tue partite precedenti, soprattutto l'ultima che ha vinto a Tortona, ad affidarsi con 2 americani, la questione di limitarli parecchio, e quello sinistramente è stato un ottimo lavoro difensivo, il piano partito è stato rispettato. Questo sicuramente per noi è stato la parte più importante, e siamo riusciti a limitare tantissimi i nostri avversari. Abbiamo talento per giocare, abbiamo tanti giocatori, nonostante oggi né De Locke né Marcos hanno fatto una partita importante, però abbiamo messo in ritmo gli altri, Rezzano, Rush, lo stesso Marco Rossi, quindi abbiamo avuto la possibilità di poter tenere Luxor per più tempo in campo, cioè stiamo crescendo un po' per volta, siamo una squadra giovane, abbiamo necessità di crescere, è importante crescere con un po' di fiducia, la partita della scorsa settimana ci è andata da tanta e oggi siamo riusciti anche a metterla in campo. Recanati porta bene alla Viola Reggio Calabria, l'anno scorso, dicevo prima in cronaca, la prima vittoria è stata fatta qui a Recanati, poi eravamo già nel girone di ritorno, stavolta abbiamo vinto e siamo ancora alla terza andata. Quante partite possiamo vincere in trasferta quest'anno? Non lo so, non ho idea, la parte importante è cercare di migliorare negli aspetti che in questo momento ci vedono un po' in difficoltà su alcune cose. Sì, campionato, questo è un campionato difficile, duro, non bisogna mai pensare di aver raggiunto nulla, abbiamo solamente giocato una buona partita in trasferta, ce ne aspetta adesso una già tra pochissimo tempo, non abbiamo neanche il tempo di risiatare, che già domani, anche stasera, ci metteremo al lavoro per giocare contro Treviglio, un'altra squadra importante che verrà a farci visita, penso al Pianeta Viola, anche sicuramente al Pianeta Viola, ma l'affronteremo con la stanchezza, con qualche piccolo problema fisico, ma con i nostri tifosi che sono convinto ci aspetteranno domenica e ci aiuteranno per andare avanti e cercare di vincere anche contro una squadra estremamente importante come sarà quella che domenica darà a farci vincere. La Viola è stata, secondo me, è stata ottima dal punto di vista collettivo, la squadra ha fatto una grandissima difesa dal mio modesto punto di vista. È stata forte in attacco, ma soprattutto diciamo a me sono piaciuti tantissimo in attacco Rezzano e Eric Vasce. Rezzano è stato micidiale, cioè, nei momenti in cui la Viola sembrava aver smarrito qualche volta il pallino gioca in attacco, Rezzano ha sbloccato con dei tiri da tre che hanno dell'incredibile per un lungo come lui. No, insomma, la caratteristica di Rezzano è proprio questa, abbiamo preso per fare questo e oggi effettivamente l'ha fatto, quindi siamo contenti che lo abbia fatto. È normale che resta la necessità di entrare in condizione, oggi le presupposti per farlo, abbiamo messo anche nel gioco il giusto ritmo per riuscire a prendere, il giocatore ha risposto presente, è importante, noi abbiamo dei giocatori che abbiamo preso per presente, la cosa importante è che spesso, perché non per sia volontà, ma perché anche di chi l'avversario, però qualche giocatore può sembrare non all'interno del gioco, ma poi ce ne sono degli altri che effettivamente ti danno una mano e si possono condurre alla vittoria, ma sono il caso di oggi diretto di Eric Rush. Praticamente la nostra cosa che mi ha anche impressionato che il giocatore fosse almeno più talentuoso, almeno quello che ho oggi, Michael Deloche praticamente non ha giocato, quindi la Viola praticamente anche senza l'apporto di un giocatore fondamentale come lui oggi non ha sofferito alla grande, secondo me. Ha avuto proprio dei falli subito, e quindi abbiamo preferito non rischiarlo, è uscito fuori dalla gara, abbiamo comunque giocato bene anche in sua assenza, la dimostrazione che una squadra si vede nel suo complesso, cioè tutti i suoi elementi, la dimostrazione che De Lotte è stato determinante la partita domenica scorsa e oggi se ne sono invece aggiunti degli altri, una squadra diventa squadra e noi cerchiamo di migliorare qualcosa di più questa squadra proprio se queste cose e i giocatori diventano protagonisti e si alternano domenica dopo domenica. Io mi auguro che la prossima ce ne siano degli altri protagonisti e che la squadra continui a vincere. Beh, ok, allora